Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gelloz. Oggi episodio brevissimo, l'ultimo di Desperados 3, in cui verifichiamo chi ha vinto il giveaway. Sono le 14 precise adesso, quindi facciamo un ultimo refresh qua al video, così copiamo tutti i commenti. Adesso partirà una pubblicità delle api, vabbè. Ok, allora, vediamo un po' chi ha vinto. Tra l'altro volevo farvi vedere delle cose nel frattempo. Qua sto caricando tutti i commenti. Mi sembra che siete stati bravi, quindi ci sono un numero di mi piace uguale a quello dei commenti. Ok, qua caricati tutti. Volevo farvi vedere innanzitutto le foto che ho fatto, vabbè sono due, al vinile. Quindi questo è il disco, davanti, questa è l'Italia, non c'entra niente, e il dietro con tutte le canzoni. Quindi potete trovare anche questo nel solito link che c'è in descrizione, ci sono tutte le indicazioni anche per ottenere questo vinile. Volevo farvi vedere, prima di verificare chi ha vinto, anche una cosa però. Chissà come si fa a vedere. Carica. Perché quando abbiamo interrotto l'episodio, poi c'è il resoconto col replay, che in realtà è davvero una figata. Volevo capire se si riusciva a vedere questa cosa. Ecco qua, finestre di replay. E si vede tutto quello che abbiamo fatto. Cioè, guardate che figata questa cosa. Adesso va a velocità per 32, può andare per 64. Qua abbiamo incontrato l'altro tizio, quindi abbiamo provato, abbiamo ammazzato, ci siamo curati, li abbiamo sparato lontano. Questo è tutto, diciamo, il primo episodio. Tutto questo invece è il secondo. È molto bello. Anche perché poi ci sono tutte le statistiche, quante volte avete caricato, quante volte avete salvato, quante uccisioni avete fatto con uno, con ciascuno dei due, quindi questo è davvero interessante. E vabbè, ovviamente abbiamo utilizzato molto di più Cooper rispetto a McCain, si chiama. Qua abbiamo fatto un po' di tentativi, perché c'era il primo nemico un pochino più difficile, quindi abbiamo fatto l'azione quella congiunta. Qua invece questa zona mi è piaciuta abbastanza, c'è stato solo un po' un rischio qui, ma tutto sommato ci sta. No, comunque questa modalità qua con replay che registra esattamente tutti i movimenti e tutte le azioni fatte mi piace davvero un botto. Adesso qua le ammazziamo con un colpo. Boh. A posto. Allora, vediamo un po' chi ha vinto. Chi ha vinto? Allora, vabbè, qua non ci sono altre cose. Questi sono messaggi che non c'entrano. Questo Cooper qui lo consideriamo ovviamente lo stesso. Mi sembra non ci siano messaggi doppi. Ce n'è uno qua a cui ho risposto, però non so se poi Romano, Giovanni, Andrea ha partecipato ancora, perché dovevo guardare il video, ma non so se l'ha fatto. Ok, copiamoli tutti. E vediamo un po' chi ha vinto. Questi non servono, è inutile che li copio. Non ha partecipato nessuno in queste chat. Vai PC, ce la puoi fare a fare un'incolla. Ok, ce l'ha fatta. Li ho selezionati tutti, sì, da qua fino all'ultimo. Questo no, perché non c'è scritto Cooper. In realtà neanche questo. E in realtà neanche io ho un giradischi a casa, quindi non lo so. Boh, cuoricino. Allora, l'ultimo commento qua di Gerber lo canceliamo perché non serve, e poi ne ho fatto uno giusto, quindi qua canceliamo tutto. Dunque, giorni, 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 ore, ore, ore. Vediamo un po', perché qua per selezionare i messaggi, di sicuro ci saranno modi più intelligenti per farlo, ma io non li conosco. Quindi facciamo dati, filtro. Grazie, Excel ci dà tutto quello che ci serve. Filtra per testo. Contiene. Allora, ora. Poi. Dov'è contiene? Ore. Ah, solo due posso fare. Nessuno.
Pure qua c'è scritto Orel, perché non me lo selezioni? Allora. Non mi sembra ci siano doppioni. Comunque, i commenti sono meno dei mi piace, quindi vanno bene tutti. E non mi sembra ci siano copioni. No. Sono tutti diversi. Tommaso Testi, sì, è solo uno. Quindi siete stati bravi. Avevo fatto una prova al lavoro, ma un Excel di una versione più recente di questa, quindi non si riesce, fa niente. Allora, vedete che ogni 5 c'è scritto rispondi. Quindi facciamo un numero random. Ognuno di voi avrà 5 possibilità. Un numero random che va da 1, ovviamente, a 256. Perché è l'1? Perché non è un multiplo di 5? Quindi facciamo dal 2. 1, 2, 3, 4. No, non è giusto, dall'1. Dall'1 al 256. E questo 1 qua che non c'entra niente. Cooper 1. Perché c'è questo 1 qui? È lui che dà fastidio. Home. Perfetto. Adesso sono tutti giusti. Quindi vediamo un numero da 1 a 255. Uguale, casuale, tra 1 e 255, chiuso la parentesi, e 211, quindi in fondo, vediamo chi ha la casella 211, a chi appartiene, 211 qui, ed è ovviamente Marco 77, perché lui va da qua a qua, quindi Marco 77 Bolzano ha vinto. Ora contattami in privato, se no lo faccio io. Comunque caricherò video e intanto magari ti contatto, se non ce la non riesco contattami tu e ti darò la chiave per giocare a Desperados 3. Ringrazio tutti voi che avete partecipato al giveaway, per il mi piace che avete messo, per il commento, e ci vediamo in un prossimo episodio. Ragazzi, state attenti che le api stanno scomparendo. Vi faccio vedere ancora una volta il vinile. Disponibile sul sito della Mimimi, e ora devo trovare il tempo di andare da mia nonna e vedere come funziona però può essere interessante, e questa modalità qua del gioco mi è piaciuta parecchio, quindi ci tenevo a farvela vedere oggi. Ci vediamo in un prossimo episodio, ragazzi. La porta si apre e complimenti ancora al vincitore, ovvero Marco 77. GG a tutti.